Conferenza stampa a Palazzo Ameduri di Gioiosa Ionica della quarta edizione del grande evento Gioiosa Città Mercato che si terrà nei giorni 16, 17 e 18 dicembre in concomitanza con la terza festa provinciale dell'agricoltura. Gioiosa Ionica per 3 giorni rappresenterà una grande vetrina promozionale per le attività produttive del territorio, favorendo il confronto, l'interscambio e la possibilità di creare rete con realtà produttive provenienti da diverse regioni d'Italia. L'eccellente riscontro avuto nelle precedenti edizioni, in particolare lo scorso anno, rappresenta uno stimolo per l'amministrazione comunale e la Proloco per far ulteriormente crescere una manifestazione che vuole essere, oltre che un momento ricreativo, anche un'occasione di relazione e rinnovamento per l'intera comunità. La manifestazione si propone, fra gli obiettivi primari, il rilancio del territorio e la valorizzazione delle piccole e grandi realtà produttive che vanno dall'artigianato all'enogastronomico, senza trascurare le attività culturali e letterarie. Reduci da un anno di forte crisi per i produttori, le famiglie e le stesse istituzioni vogliono, tramite Gioiosa Città Mercato, rappresentare il desiderio di emersione della fase di stallo, puntando su una vigorosa ripresa dell'economia, favorendo i consumi di prodotti tipici e di qualità intrinsecamente legati alle comunità locali. Quei prodotti, cioè, che contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza e il senso dei luoghi, per usare le parole del noto antropologo Vito Teti. Tantissime sono le adesioni che stanno arrivando dal mondo produttivo calabrese, non solo, costituiti da prodotti di eccellenza che si vogliono differenziare nel mondo globalizzato. Da 3 giorni non sarà costituita solo dall'esposizione fieristica, il ricco programma prevede momenti di coinvolgimento e di approfondimento con iniziative culturali, convegnistiche, ludico-ricreative, gastronomico-culinarie. Ad essere interessati non saranno solo gli spazi dell'enorme tenso struttura che ospiterà gli stand, ma anche molti spazi pubblici del paese come strade e piazze. L'evento Gioiosa Città Mercato sarà aperto dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Giuseppe Fiorini Morosini, e vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose. Le forze dell'ordine avranno a disposizione stand istituzionali all'interno dei quali potranno illustrare e promuovere i servizi che quotidianamente offrono per la sicurezza dei cittadini ed il contrasto all'andrangheta. Saranno inoltre presenti le scuole del comprensorio, che rappresentano una nota positiva di crescita culturale e morale delle giovani generazioni della Locride. Anche a loro saranno riservati degli stand in cui potranno esporre lavori e materiali informativi. È un obiettivo ambito, è una scommessa che ci siamo fatti 4 anni fa. Posso dire che la stiamo vincendo perché l'obiettivo che noi volevamo raggiungere lo stiamo raggiungendo. Il nostro messaggio è stato colto, è stato recepito bene dalle nostre attività locali, abbiamo delle adesioni che ci possono chiaramente possono esprimere quello che era la nostra ambizione, cioè la qualità, l'efficienza, soprattutto un impegno dei giovani che si stanno avvicinando al mercato del lavoro, ma soprattutto all'artigianato, quello che era il messaggio che stava scomparendo, quello che erano le nostre tradizioni, quelle che erano i nostri impegni del passato e il nostro sostegno del passato. Quest'anno Gioiosa Città Mercato è alla sua 4ª edizione. Effettivamente noi stiamo facendo una grande scommessa e credo che l'abbiamo colta nella sua essenza, perché quest'anno sarà veramente straordinario. Intanto per l'esposizione abbiamo una tensostruttura molto più grande dell'anno scorso e degli anni precedenti. Abbiamo anche organizzato tutta una serie di attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, sia industriali, sia artigianali, sia culinari. Ma quest'anno facciamo qualcosa anche di più imponente, di più importante, perché abbiamo creato la via del gusto e dei sapori con una riapertura di tutti gli immobili del centro storico che saranno attrezzati per offrire assaggi di culinari organizzati sia dagli amici del Borgo Antico, un'associazione di valorizzazione del centro storico, e degli amici di San Rocco. Inoltre noi abbiamo previsto tutta una serie di iniziative, oltre che espositive, anche di valorizzazione territoriale.